Buongiorno a tutti, oggi vi voglio spiegare quattro prodotti sia per l'interno che per l'esterno, visto che mi è arrivata qualche mail, mi hanno detto io ho fatto questo, ho comprato questo, ho detto no, è sbagliato, era solo per l'interno o quello per l'esterno. Io sì, faccio i video, però non spiego mai cosa serve per l'interno e l'esterno. Allora oggi vi voglio spiegare quattro prodotti. Dalla titanina che si usa solo per fare capannoni e basta, io lo uso solo per quello, perciò se la vedete la titanina non compratela perché se vi appoggiate al muro come siete vestiti diventate tutti bianchi, perciò non compratela mai, scartatela. C'è la tempera, la classica tempera, la tempera io la uso per fare box, scantinati e penso basta, niente di più, box, scantinati e questa poi non ne faccio più niente. Traspirante, io ho sempre consigliato il traspirante perché lo trovo un prodotto molto leggero, va bene per qualsiasi parte. Dopo il traspirante c'è lavabile, tanta gente compra lavabile pensando, parliamo sempre bianco, bianco e bianco, lavabile bianco, traspirante bianco e tutto. Pensano di prendere grandi prodotti che è lavabile, non lavate niente, l'ho già detto molte volte. Con lavabile dovete avere spugna pulita, acqua pulita, straccio pulito, se poi è un segno di una cartella, di un giubbotto che vi resta il blu, lasciate la macchia e niente di più. La differenza tra questi, tra il traspirante è lavabile solo la colorazione, perché col traspirante non potete fare tutti i colori, perché se io butterei dentro del rosso per fare un rosa, vi faccio vedere un rosa forte, quando lo do su diventa il 50% o il 70% del colore che vedete dalla lata. Invece con lavabile si inizia a fare già dei colori molto più scuri, più accesi e tutto, cioè quando voi colorate la vostra lata o ve la colorano il colorificio o al brico, il colore che vedete dentro al massimo si scurisce 10-20% di più. Dopo di questi, per fare dei colori forti come il fango, il blu, il giallo sole, il rosso fuoco, iniziano ad andare su la base Z, adesso io non l'ho preparata, la scritta, è una base neutra, è tutto colorante, quelle ci vogliono, se fate un rosso fuoco, ci vorranno 3-4 mani perché diventa tutta omogenea, e quello è un altro discorso, è una base Z, è neutra. Sempre per interno c'è lo smalto all'acqua, lo smalto all'acqua si può fare le porte, finestre, si può fare dietro i ripiani di cucina, che è lavabile, questo si lava, questo sì, questo lo lavate bene. Lo trovate negli ospedali o lo trovate dal vostro medico che vedete le pareti lucide, è smalto all'acqua. Lo smalto all'acqua, quando fate le pareti, ha un piccolo difetto, anche tanta gente mi fa fare le porte smalto all'acqua, magari per i bambini, non vuole sentire l'odore così. Questo è il problema, quando attaccate i nastri dovete tirarli via subito. E poi si graffia. Una volta che è graffiato si alza appena appena un po' di pellicola, fate così, tirate via mezza porta. Quello è il suo problema. È come quando pitturate la parete con lo smalto all'acqua, attaccate i nastri sullo zoccolino, sugli stipiti. Rifilate la parete, buttatela giù, mentre lo smalto all'acqua ancora bagnato, che non si è seccato, tirate via subito il nastro perché se si asciuga avete dato una pennellata secca tra il nastro e la parete, se tirate via è facile che vi strappi un pezzo di muro, perciò questo dovete tirare via subito i nastri. Poi passiamo all'esterno. All'esterno, come avevo fatto vedere penso un paio di settimane fa, per gli Antoni, la casetta, prefabbricati, così. Se è grezza, impregnante, colorato, noce, chiaro, noce scuro, quello che volete,
Una volta che avete dato solo l'impregnante, non l'avete protetta, avete dato un colore. Alla fine ci vuole, scusate, ci vuole la finitura a cera. Su questo prodotto qua, ve l'ho fatto vedere già nel filmato, il colorificio, o così si Brico Center, così, vi danno metà cera e metà impregnante. È un metà metà, non risolvete i difetti, quello. L'ho fatto vedere il video, non mi dilungo. Per il ferro, se è nuova, dovete pulirla con la coragia e poi dare sotto l'antirugine. Se è già una cancellata che avete già da anni, che ha preso la ruggine, antirugine. Classico smalto con la coragia, poi ci sono anche i bicomponenti. Non è un problema, o con l'acquaragio o bicomponente, ma il classico è quello con l'acquaragio. Per esterno voglio darvi un altro consiglio. Ci sono due case molto importanti che fanno il nicacio o ferro più o colore canna di fucile. Lo vendono con scritto fa da antirugine. Non è vero. Cioè, la ruggine vi uscirà sempre se non andate sotto un'antirugine. Questi prodotti li ho provati 100 volte, anche amici che mi dicono no, l'ho preso, ho fatto la cancellata col ferro più, ferro battuto, colore canna di fucile, o antracite si chiama, hanno dato le due mani, dopo 6 mesi avevano fuori la ruggine, perché non fa da antirugine, qualsiasi prodotto del ferro fuori, quando c'è la ruggine si dà l'antirugine. Ho quattro prodotti che ho voluto darvi dei consigli se dovete fare delle spese per fare il ferro, fare il legno, pitturare casa. Dopo la vostra scelta, io do solo piccoli consigli che so, cioè che uso sempre quotidianamente da 30 anni. Niente, se avete qualche dubbio così scrivete. Io ho sempre postato video e ho sempre sbagliato. Anzi, dovevo farvi vedere questo forse all'inizio, perché c'è stato un signore mi ha scritto, ha comprato lo smalto d'acqua per esterno, non è molto consigliato, magari può andare bene, ma però l'indomani che fa sopra con uno smalto classico con l'acquaragia è facile che si strappa. Io arrivato a questo punto, vi ho spiegato quattro cose basilari, sia per interno che per esterno. Come sempre vi saluto. Vi lascio la mia email, gonnyedoardo37@gmail.com. Grazie a tutti, alla prossima.